Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. A 2 giorni dalla seconda prova di matematica del 2023, vediamo come andavano risolti i quesiti. Mi avete chiesto in tantissimi di pubblicare dei video per spiegarvi come si risolvevano ed eccomi qui, come sempre, a vostra disposizione con la prima video lezione. Partiamo come sempre dal testo. Il quesito numero 1 della prova di matematica di quest'anno diceva: sia ABC un triangolo rettangolo in A. Ve l'ho già disegnato, un triangolo con A retto, quindi CB è la nostra ipotenusa. Sia O il centro del quadrato BCDE costruito sull'ipotenusa dalla parte opposta al vertice A. Quindi il vertice A è questo, devo costruire sull'ipotenusa BC un quadrato BCDE, quindi vado a disegnare 4 lati uguali al lato BC, lo misuro con il righello, è lungo 4, farò i 3 lati successivi lunghi anch'essi 4 e scrivo le informazioni sia in figura con questi 4 segnetti sia come ipotesi, così me lo ricordo. Andiamo avanti con il problema. Mi diceva di disegnare un quadrato fatto e di chiamare con O il centro del quadrato. Per trovare O basta che traccio le 2 diagonali del quadrato. Mi chiede di dimostrare che O è equidistante dalle rette AB e AC. Evidenziamo queste 2 rette con un colore così sono ben visibili. Dire che O è equidistante da queste 2 rette, quella gialla e quella rosa, vuol dire che la distanza dal punto O a questa retta, che chiamiamo OK, deve essere uguale alla distanza dal punto O a questa retta, che chiamiamo OH. Il nostro obiettivo quindi è dimostrare questa uguaglianza, ovvero che questi 2 segmenti sono uguali. Andiamo ad analizzare bene il problema. Innanzitutto era importante notare una cosa. Voi sapete che in un quadrato le diagonali sono bisettrici degli angoli del quadrato, quindi dividono gli angoli in 2 parti congruenti, per cui in un quadrato io so che tutti gli angoli sono 90, questo vuol dire che questo angolo, e così via sono tutti 45 gradi, ok? Quindi nel mio caso io so che OBE è uguale a pi greco quarti, ovvero 45 gradi. Ok, ora cosa faccio? Visto che conosco gli angoli e visto che OHB è un triangolo rettangolo, provo a pensare di risolvere questo problema utilizzando le formule della goniometria, quelle del seno e del coseno. Vi ricordo che quando ho un triangolo rettangolo e conosco gli angoli, posso sempre trovare uno dei cateti con questa formula. Un cateto, per esempio A, è uguale a l'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, oppure è uguale a l'ipotenusa per il coseno dell'angolo attaccato. Queste sono le 2 formule che abbiamo già visto in un video presente nella playlist FAQ, quindi se avete bisogno di ripassare un po' gli esercizi di quel tipo potete andare a recuperarlo. Quindi grazie a queste formule io sono in grado di risolvere il mio problema. Perché? Perché ho 2 triangoli rettangoli. Andiamo a vedere il primo triangolo rettangolo, OHB. Perché considero questo triangolo? Perché c'è il segmento OH che è uno dei segmenti che mi serve per la dimostrazione. Chiamo con X l'angolo CBA, questo angolo piccolino qui. Ok, per poter applicare queste formule mi serve tutto questo angolo. Però abbiamo appena detto che OBE è uguale a OBC, che vale pi greco quarti. Quindi l'angolo che voglio, HBO, varrà questo pezzetto più questo pezzetto, ovvero X più pi greco quarti. Ora, applicando questa formula io so che il segmento OH, cioè il cateto, è uguale all'ipotenusa, cioè OB, per il seno dell'angolo opposto, cioè il seno di HBO, che quindi ho chiamato X più pi greco quarti. Ok, e per il momento sono soddisfatta così. Adesso andiamo a ragionare sull'altro triangolo, KCO. Perché considero questo? Perché KO è uno dei segmenti che mi servono per la dimostrazione. Allora ragioniamo anche qui. Perché? Il triangolo ABC è rettangolo, quindi questo vale 90, cioè pi greco mezzi. Questo vale x,
per cui questo lato qui vale pi greco mezzi meno x. Perché? Perché la somma degli angoli interni di un triangolo fa 180, quindi 90 più 90 meno x più x, x e x se ne vanno, quindi il totale viene 180. Bene, a me serve come sempre l'angolo opposto a KO per poter applicare questa formula, quindi l'angolo KCO. Ora, io so che l'angolo di CB è 90, perché sono in un quadrato, quindi per costruzione. Questo pezzettino qui, cioè KCD, quanto vale? Questo è un angolo piatto, 180, quindi questo pezzettino si trova facendo 180 meno questo angolo e questo angolo, giusto? Perché pensate a un angolo piatto. Supponiamo che il nostro obiettivo è trovare questo angolo qui. Se tutto questo è 180, per trovare lui cosa facciamo? 180 meno 90 meno questo angolo. Qui siamo nella stessa situazione, perché ho la retta gialla che è l'angolo piatto. Devo togliergli 90, devo togliergli questo pezzo per scoprire quant'è quell'angolo lì. Quindi KCD è uguale a 180 meno 90 meno pi greco mezzi meno x, pi greco mezzi lo possiamo pensare anche come 90. Quindi siccome devo togliere questo angolo, chiaramente viene meno 90 e al posto di meno x diventa più x. Questi tre se ne vanno e scopro così che KCD, questo pezzettino, vale x. Quindi l'angolo KCO è uguale a KCD più DCO, dove DCO, se vi ricordo, è pi greco quarti, perché noi sappiamo che le diagonali dividono gli angoli di un quadrato a metà. Quindi questo pezzetto, ve lo coloro così, è uguale a lui, che è uguale a lui, che è uguale a quest'altro pezzetto. In sintesi, KCO si trova pi greco quarti più x. Ok, ora che ho trovato questo angolo, posso applicare la formula dicendo che il cateto KO è uguale a l'ipotenusa, che nel nostro caso è CO, per il seno dell'angolo opposto, cioè il seno di KCO. Se guardate bene i nostri segmenti KO e OH, io ho trovato che sono entrambi uguali a qualcosa per il seno della stessa quantità. Ma se guardate bene, OB e OC, OB e OC sono uguali, perché sempre per la proprietà delle diagonali di un quadrato, io so che le diagonali intersecandosi si dividono a metà. Quindi tutti questi segmenti che vi disegno con la penna rossa sono uguali tra di loro. Pertanto OB è uguale a OC, e da questo concludiamo che poiché OH si trova in questo modo e KO si trova in questo modo, il segmento KO è uguale ad OH. In sintesi, questo problema di per sé non era complicatissimo. Sicuramente c'erano altri modi per poterlo risolvere. Questo secondo me era il modo più veloce e intuitivo, perché una volta ricordate le formule del seno e coseno dei triangoli rettangoli, bastava chiamare con x uno dei due angoli del triangolo rettangolo ABC per poi andare a trovare gli altri angoli. Bastava ricordarsi semplicemente due cose: uno, che le diagonali di un quadrato si dividono a metà; due, che le diagonali sono le bisettrici degli angoli, quindi il mio angolo di 90 gradi del quadrato si spezzava in 45 più 45. Grazie a queste due cose, sfruttando la formula del seno e coseno dei triangoli rettangoli, eravamo in grado di dimostrare l'uguaglianza tra questi due lati. Fatemi sapere se siete riusciti a farlo l'altro giorno all'esame di maturità e se questo metodo vi sembra piuttosto chiaro. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima! Ah, stavo dimenticando, la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima!